Vincenzo Cotugno, assessore uscente e ricandidato alle regionali con la lista di Forza Italia. La campagna elettorale volge ormai al termine, com'è andata? Ma abbastanza bene, è stata una campagna elettorale con il contatto soprattutto con la gente. Ho girato in lungo e largo la regione, un po' tutti i comuni, ho incontrato tanta gente con cui mi sono confrontato su due temi fondamentali e essenziali per me. Il primo tema, un resoconto di 5 anni di lavoro come assessorato al turismo e alla cultura. Abbiamo tirato un po' le somme insieme con le tantissime associazioni stakeholder del territorio. E poi abbiamo impostato un discorso futuro per migliorare un lavoro già fatto, già impostato, che sicuramente è un punto di partenza, è una strada tracciata, ma che va sicuramente migliorata sempre di più e incrementata. Dicevamo che la campagna elettorale ormai è finita, la parola a breve passerà ai cittadini. Vuole fare un ultimo appello al voto? Ma io ripeto quello che ho detto in questo mese di campagna elettorale. Il consenso elettorale, il voto spetta ai cittadini, ai molisani, che con il loro voto daranno un giudizio, io dico, sull'operato fatto. Io mi rimetto alla volontà degli elettori. Se gli elettori giudicheranno positivo il lavoro mio in questi 5 anni con le deleghe a me assegnate ovviamente e vorranno ridarmi la fiducia per continuare quel lavoro, io dirò grazie due volte. Se invece il lavoro non si ritiene che sia stato un lavoro straordinario, stante ai numeri, alle presenze turistiche che abbiamo registrato, e all'inversione di tendenza del comparto del turismo nella nostra regione, beh, questo devono deciderlo i cittadini molisani e solo a loro spetta il compito del giudizio da una parte e con il voto confermare o meno la fiducia all'assessore Cotugno.